Allora, dopo il cognitivismo, quindi dopo questa teoria che dava importanza alla mente, alla conoscenza, per colmare un buco che avevano lasciato i comportamentisti, i quali, come ricordate, si erano occupati del comportamento osservabile. I cognitivisti avevano dato rilievo ai processi mentali. E, a seguito di questa teoria, della teoria dei cognitivisti, si fece strada il costruttivismo, teoria che dava importanza al soggetto di apprendimento come costruttore del suo sapere. Il soggetto diventa quindi attivo nel processo di apprendimento, non è più una scatola nera da riempire, un vaso, un contenitore, ma un soggetto che costruisce in prima persona il suo sapere, mentre il docente funge da facilitatore, da guida. E così via. E uno dei precursori del costruttivismo fu George Kelly, il quale teorizzò la psicologia dei costrutti personali, ovvero idee personali circa la conoscenza. Ogni persona conosce in modo personale, in modo individuale. Quindi la conoscenza di ogni persona, ogni soggetto è diversa rispetto alla conoscenza di altre persone. Quindi Kelly utilizzò la metafora dell'uomo ricercatore, cioè l'uomo scienziato che fa delle ipotesi circa l'universo, circa il mondo, circa la conoscenza delle funzioni del mondo e la verifica delle ipotesi. Sostenne che tutto ciò che veniva pensato, quindi ogni costrutto personale, dovesse agire sulla scoperta dell'universo, ma questa sua scoperta non era assolutamente l'unica esatta, l'unica corretta, ma potevano, anzi, ci sono altre ipotesi alternative all'ipotesi primaria e probabilmente anche più corretta. Quindi Kelly perviene all'alternativismo costruttivo. Tra l'altro anche altri soggetti, altre persone, altri individui possono avere, anzi, presentano delle loro idee circa il funzionamento del mondo e non necessariamente queste idee possono essere meno valide di quelle stabilite da una persona, cioè ciascuno di noi esprime delle ipotesi, ciascuna delle quali pur diversa non è detto che sia di valore inferiore. In ogni caso, le ipotesi possono essere sostituite da altre e
ci può essere un apprezzamento delle ipotesi suggerite da altri soggetti circa il conoscere, circa la validità dell'esperienza conoscitiva in relazione al mondo. E quindi Kelly sostenne che la costruzione del conoscere è un processo che non è solo personale, ma che si confronta anche con altre ipotesi ed altre idee.